Non rinunciamo all'equilibrio, non smettiamo di credere in noi stessi, non smettiamo di credere nella Juventus. Andiamo a vincere perché risorgeremo e quando risorgeremo saranno cazzi amari per tutti quanti, come siete già stati abituati in passato. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini de mi corazon, how you doing? Come state e come state preparando quella che è una delle sfide più importanti della storia del calcio italiano? Juventus Milan, che a qualcuno che arrivasse, sai, che fosse nato oggi, no? Vedesse la classifica in campionato, direbbe ancora ha tanto da dire questa sfida, ancora tanto da dire la corsa all'Europa, no? Perché la Roma perde punti, l'Atalanta perde punti, noi ci ritroviamo a giocare uno scontro diretto con il Milan che è 4 punti sopra la Juventus, quindi la possibilità di avvicinarci e aspettare l'ultima giornata in cui il Milan appunto andrebbe a giocare con il Verona che deve salvarsi, quindi siamo sicuri sul fatto che affronteranno la partita con il coltello tra i denti, ma ecco, appunto, questo è un ragionamento che potrebbe fare uno nato oggi o ieri che non è a conoscenza di quella che è la situazione della Juventus, che in Europa il prossimo anno non ci giocherà. Questo è già stato deciso e il vostro Andrea, stai calma da New York, come sempre, porta buone notizie. E voi direte che buona notizia è? La Juve non gioca in Europa il prossimo anno e questa è una buona notizia? Io vi dico sì, perché partendo dal presupposto che non è stata una cosa scandalizzante per i grandi giornalisti dei grandi quotidiani sportivi del bel paese, grandi a parte Tutto Sport, che purtroppo dice tante fesserie, no? Nel momento in cui va a cercare di fare un po' di controinformazione, ma nonostante la maggior parte di questi grandissimi non si siano scandalizzati alla notizia di una UEFA che minaccia, che ricatta e che spinge la Juventus a rinunciare all'Europa, l'Europa League, quella ci abbiamo già rinunciato da soli, spinge la Juventus a rinunciare alla Super League in cambio della possibilità appunto di giocarsi una competizione europea il prossimo anno. Perché questa è una buona notizia? È una buona notizia perché se succede questo significa che la Juventus non molla sul fronte Super League e questo per me è una cosa molto importante. Se noi rimaniamo in quel progetto e continuiamo la nostra personale guerra contro la UEFA, che in realtà è la guerra della UEFA contro di noi, questo l'abbiamo visto, l'abbiamo capito, è ben chiaro a tutti quanti. Però finché noi non stiamo alle loro condizioni, non scendiamo a compromessi e continuiamo dritti per la nostra via, io sono contento, l'ho già detto, sono disposto a tutto, quindi per me questa è una buona notizia e un motivo in più perché per cui domani dovremmo, oggi, visto che il video esce già la mattina prima della partita, oggi dovremmo andare a giocare questa sfida con l'orgoglio di chissà di aver conquistato il risultato sul campo, di chissà di avercela fatta, aver subito una squalifica, una penalizzazione ingiusta, che è stata poi ridata, ma per averne subita poi una seconda ancora più ingiusta, e quindi andiamo a prenderci un ulteriore risultato sul campo, il nostro terzo risultato sul campo che verrà annullato evidentemente dalle decisioni della federazione, dalle eventuali decisioni della UEFA, però a noi questo non interessa perché noi guardiamo soltanto il nostro orticello. In questo caso facciamo la gara con noi stessi e cerchiamo di migliorare noi stessi convinti di quelli che sono i nostri valori e i nostri principi,
Che bella la preparazione a questa partita. Io, lasciatemi dire una cosa importante, devo fare un big up, come dicono a queste parti, devo dare un abbraccione e dire veramente, ragazzi, siete dei grandi, a Raffo di You and Me e Frank Bianconero, perché i ragazzi sono stati a sopportare le mie palle pre-partita fino alle 5 del mattino, che alla fine l'ho dovuti lasciare andare, ma grazie mille per avermi fatto compagnia. Signori, parlare di Juventus in questi discorsi gobbi è sempre un grande piacere, no? È sempre un grande piacere, soprattutto quando andiamo a preparare una sfida col Milan, che personalmente per me è già carica di suo, no? Vedere quei colori di magliette nel campo dovrebbe già essere uno stimolo. Spero lo sia per i giocatori, visto che con l'Empoli ci hanno fatto vedere subire un po' psicologicamente la botta della notizia che hanno ricevuto durante il riscaldamento prepartita e dei due gol presi in 5 minuti, un po' così. Le critiche, ovviamente, come sempre, sono state tantissime. Gli Allegri out continuano a valanga, e questi continueranno fino all'ultima partita. Si aspetteranno in conferenza pre-Udinese le dimissioni di Allegri, perché ormai abbiamo capito che il problema sarà soltanto questo. La mia domanda riguardo a gli allegriani e anti-allegriani è se gli anti esisteranno ancora nel momento in cui Allegri se ne andrà e verrà sostituito da qualche altro allenatore. Io sono convinto che gli allegriani in realtà non esistono. Esistono dei tifosi più o meno accaniti, più o meno estremisti o più o meno estremi, dite come vi pare, che difendono l'allenatore o quello che in questo momento è l'allenatore della Juventus, palesemente sotto attacco da tutte le parti. Quindi nel momento in cui l'allenatore non sarà più Allegri, ma Pinco Pallino, gli allegriani, secondo me, difenderanno Pinco Pallino con la stessa forza e intensità con cui stanno difendendo Allegri in questo periodo buio e molto difficile. Non so se potremmo dire lo stesso della maggior parte di quelli che invece sono anti. La conferenza non ci ha fatto sentire niente di particolarmente interessante, visto che le domande dalla prima all'ultima sono state appunto su quello che è il futuro, il fallimento, il rapporto con la società, arriva Raggiuntoli, non arriva Raggiuntoli, chi sostituirà, se lo sostituirà qualcuno, e i giocatori resteranno e tutti questi discorsi. Ormai alla partita non si pensa più, signori, io provo a caricarla in qualche modo, ma abbiamo perso tutte le speranze, a partire dai tifosi fino ad arrivare ai giornalisti. Abbiamo perso più che le speranze, abbiamo perso l'interesse in quello che è un campionato falsato e che arriva alle ultime due partite mantenendo quella che è stata la prerogativa sin dall'inizio. Io personalmente ho sempre pensato che gli unici due campionati falsati da quando io tifo la Juventus fossero quello del 2000-2001 e quello del 99-2000. Invece devo ricredermi e dirvi che quei due, a confronto di quello che abbiamo visto in questa stagione, sono dei giochetti per bambini neonati. Invece qui siamo a livelli proprio professionistici e io ripeto, io spero che la Juventus combatta fino alla fine con tutti i mezzi a sua disposizione, perché io sono pronto a tutto. Io, come tifoso juventino, sono pronto a qualsiasi misura la Juventus decida di prendere per combattere questa ingiustizia. Quindi, detto questo, carichissimi signori,
andiamo fino alla fine, andiamo a vincere questa partita col Milan e poi l'ultima giornata ci andiamo a giocare pure quella, perché noi parliamo soltanto con i risultati del campo, lasciamo tutta quella merda a quelli che stanno all'esterno e che ci attaccano in continuazione, cerchiamo di mantenerli all'esterno e di non farli entrare all'interno di quello che sono i nostri ragionamenti, non rinunciamo all'equilibrio, non smettiamo di credere in noi stessi, non smettiamo di credere nella Juventus, andiamo a vincere perché risorgeremo e quando risorgeremo saranno cazzi amari per tutti quanti, come siete già stati abituati in passato. Detto questo, signori, le solite tre regole: stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli.